Buonasera ai nostri ascoltatori e bentrovati a questo appuntamento con il nostro telegiornale. Apriamo subito con una bella notizia perché qualcosa di positivo sul fronte della grande nautica da diporto si sta muovendo. Due contratti per la vendita di altrettanti mega yacht sono stati siglati da Perini Navi. Lo comunica il cantiere di Viareggio. Il primo contratto, precisa una nota, è relativo alla realizzazione di un motor yacht di 52 metri in acciaio che avrà un'area beach club con tanto centro di benessere, palestra a livello del mare e cabina dell'armatore posta sul ponte superiore rivolta verso la prua. L'imbarcazione verrà costruita presso il cantiere Picchiotti alla Spezia e sarà consegnata in 32 mesi. Il secondo contratto riguarda invece il progetto di un innovativo motor yacht realizzato completamente in alluminio. Il progetto, ancora top secret, è stato ideato dal Centro Innovazione Perini Navi di Viareggio sulla base delle specifiche richieste avanzate dall'armatore. Soluzioni progettuali innovative, frutto dei recenti progressi Perini in ambito di ecocompatibilità, riduzione del rumore e delle vibrazioni caratterizzeranno il nuovo motor yacht che monterà inoltre tecnologie all'avanguardia in termini di sicurezza a bordo. Questa era la nostra notizia d'apertura. Ora invece trasferiamoci al Lido di Camaiore. Nessuna rivolta alla misericordia da parte dei migranti, solo un un acceso dibattito, chiamiamolo così, tra gli operatori della misericordia e i migranti ospiti dell'associazione. Vediamo il servizio. Alcuni migranti ospiti presso la Misericordia di Lido di Camaiore hanno iniziato stamattina una sorta di rivolta contro la dirigenza dell'ente, chiedendo che venga restituito loro il piccolo budget cumulabile assegnato dalla confraternita per acquisti di prima necessità. Secondo l'ente di Via del Secco, invece, la tessera veniva utilizzata dagli extracomunitari per l'acquisto di beni che tutto erano meno che di prima necessità. Gli addetti l'hanno scoperto e hanno ritirato ai migranti le tessere spesa. Da qui la protesta, subito rientrata con l'arrivo sul posto dei carabinieri, polizia e dello stesso sindaco del dotto. Di diverso avviso il punto di vista dei migranti. Noi qui sono qui alla Centro di Accoglienza Misericordia. Loro non fatto bene. Quando noi veniamo qui prima, loro non danno la spesa per fare la spesa. Ora loro vogliono cambiare la carta di spesa per comprare cibo per noi. Non vogliamo così. Noi vogliamo solo la carta di spesa. Sì. No, mi hanno detto che voi con la carta della spesa ci comprate delle cose utili. Non è vero. Noi compriamo solo il cibo con la carta di spesa. Loro vogliono cambiare per prendere i nostri soldi. Noi falliamo la doccia, acqua calda, non c'è acqua fredda, non c'è acqua calda. Sì, noi dormiamo a casa 10 persone, 12 persone, un piccolo camera, 5 persone, non va bene. Essere accolti da un altro paese significa mostrare rispetto per le sue leggi, le sue regole e la sua cultura. Questo scrive Alessandro Santini, coordinatore di Forza Italia e cittadino di Camaiore. Che non risolve la situazione. E pochi minuti fa è arrivata anche una nota da parte della Misericordia e del sindaco, della segreteria del sindaco di Camaiore Alessandro del Dotto. Nessuna rivolta, solo un confronto acceso che però non ha mai valicato i temi del rispetto tra operatori della Misericordia del Lido e gli ospiti del villaggio dell'accoglienza. Il caso è nato in seguito ad un'attività di controllo dell'ente del terzo settore sulla gestione delle card prepagate che hanno fatto emergere acquisti di categorie merceologiche non comprese nelle direttive ministeriali. La Misericordia, prosegue ancora il comunicato del Comune di Camaiore, ha deciso quindi di non distribuire più le card, ma di mettersi a disposizione per un servizio di spesa e recapito a domicilio, così da poter controllare preventivamente gli acquisti fatti dagli extracomunitari. Il sindaco, come dicevamo, è intervenuto per tentare di mediare e trovare una soluzione che conciliasse l'ossequio delle regole e il rispetto di un momento quotidiano personale come quello della spesa. Al momento le card rimangono comunque bloccate ed è previsto un nuovo momento di confronto ristretto tra i migranti e la Misericordia del Lido per intavolare un nuovo sistema di spesa. Il sindaco incontrerà domani, come previsto da diversi giorni, il nuovo prefetto, dottoressa Maria Laura Simonetti.
Ed ora invece andiamo ad occuparci di nautica con le vicende legate alla Polo Nautico. Si parla delle concessioni dopo la sentenza del TAR della Toscana che mette alla porta sindacati e lavoratori che non li vuole al tavolo della discussione. La FIOM CGIL sta valutando ora di ricorrere al Consiglio di Stato. Vediamo. Una recente sentenza del TAR Toscana ha respinto il ricorso presentato dai lavoratori della Polo Nautico congiuntamente a FIOM CGIL relativo alle concessioni della stessa azienda della Darsena Via Regina, perché la legge regionale, così si legge nel pronunciamento del TAR, disegna un rapporto a tre tra il concessionario originario, il concessionario entrante e l'autorità concedente, senza prendere in considerazione altri rapporti né altri soggetti, ovvero senza ascoltare il parere dei lavoratori e del sindacato. La legge regionale, scrive Massimo Braccini, segretario della FIOM CGIL della Toscana, dovrebbe favorire il primato del pubblico, non quello dei privati, per cui le concessioni andrebbero rilasciate sulla base degli interessi della collettività, dell'occupazione e per favorire lo sviluppo. Non solo. Secondo il TAR Toscana, la legge regionale in tema di concessioni nega il diritto di parola al sindacato e questo, sottolinea Braccini, apre un problema politico non di poco conto. La CGIL locale e quella regionale hanno cercato di rimediare agli errori del pubblico, Regione Toscana e Comune di Viareggio in primis, che con il frazionamento della concessione Polo Nautico, senza un'idea di prospettiva industriale complessiva, ha prodotto un danno in termini di sviluppo possibile. Ora il sindacato sta valutando se ricorrere al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR. In conclusione, la FIOM CGIL della Toscana apprezza il presidente Rossi quando evidenzia la preminenza del pubblico sul privato, ma gli chiede di essere conseguente e di farsi promotore di una iniziativa che, partendo da un confronto, porti alla modifica della legge. Per quanto ci riguarda, conclude il segretario regionale di FIOM CGIL, Massimo Braccini, continueremo a batterci in ogni sede e con specifiche iniziative perché il primato pubblico sulle aree demaniali di Regine prevalga veramente sugli interessi e sulle speculazioni private. È grande festa questo pomeriggio allo Stadio dei Pini con il rinnovato manto erboso per l'apertura ufficiale della 69esima edizione della Coppa Carnevale, quella che una volta era considerato il torneo mondiale giovanile più importante. Vediamo. Si è alzato il sipario sulla 69esima edizione della Viareggio Cup che ha preso il via allo Stadio dei Pini che dopo i lavori al terreno, grazie agli sforzi del 100 giovani calciatori del Viareggio Calcio, si presenta davvero con un bel colpo d'occhio. La cerimonia di apertura ha visto protagoniste le scuole calcio e le 40 squadre partecipanti, 17 straniere e 23 italiane che hanno sfilato. Poi la lettura del giuramento da parte del centrocampista della Fiorentina e della Nazionale Federico Bernardeschi che ha preso parte al torneo con i Viola nel 2012 e nel 2013 segnando 3 reti. Beh, un messaggio dei giovani, credo che questi giovani italiani stiano crescendo sempre di più e si stiano facendo apprezzare sempre di più, perciò speriamo che questo torneo ne tiri fuori altri. Il portabandiera del 100 giovani calciatori è stato Marco Piacentini, uomo simbolo della strage ferroviaria del 29 giugno del 2009. Sì, come sempre lo sport si lega al mondo che vorrei, in questo caso il centro giovani calciatori ancora una volta dà dimostrazione con i fatti che stare vicino alle persone non si può fare solo a parole o con i gesti come finora ha fatto purtroppo il nostro Stato. Gli studenti del liceo sportivo hanno portato le bandiere delle squadre partecipanti, la fanfara dell'aeronautica ha suonato gli inni di ogni nazione. Poi, prima della partita, il volo dei colombi in segno di pace, i paracadutisti scesi dall'alto hanno portato il pallone e la bandiera del centro giovani. La gara inaugurale ha visto di fronte la Juventus, detentrice del torneo, e il Dukla di Praga, una classica del torneo che si è giocata 8 volte tra il 1960 e il 1983. Il torneo si concluderà mercoledì 29 nella giornata inaugurale. Il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro ha portato il saluto e gli onori di casa li ha fatti ovviamente il presidente del centro giovani Alessandro Palagi.
Restiamo in argomento perché un gesto a volte vale più di mille parole. Sicuramente un segnale, il gentile rifiuto, come vedremo, di Federico Bernardeschi, che oggi, ricordiamo, ha letto il giuramento e che opposto al sindaco di Viareggio del Ghingaro durante l'inaugurazione della 69esima Coppa Carnevale. Quando il primo cittadino ha avvicinato il numero 10 della Fiorentina per la classifica, per la classica foto di rito, ha estratto la sciarpa bianconera della Juventus, lo vediamo, il sindaco la tira fuori in questo momento, ha ricevuto il rifiuto, seppure con il sorriso sulle labbra, del giocatore viola. Se sia solo una forma di rispetto per i tifosi della Fiorentina o anche un segnale di mercato, lo scopriremo. Di certo Bernardeschi per ora non vuole dare adito ai rumors. Andiamo ora alla Cittadella perché ieri l'ultimo atto di questa 144esima edizione del Carnevale di Viareggio è andato in scena proprio nel Tempio di Burlamacco. Il servizio. Un'altra giornata di musica e allegria per chiudere nel migliore dei modi una bellissima edizione del Carnevale di Viareggio. Una cittadella affollatissima ha ospitato la premiazione del Carnevale 2017. Dopo l'apertura, sotto il segno della musica, con i concerti di Dino Mancino e gli Abba Dream, la cerimonia condotta da Simone Casani, Sara Santucci e Daniele Maffei. Tantissimi premi assegnati, anche speciali, come la menzione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione al coraggio e la poesia andato alla famiglia Le Bigre e Roger. E quella per Umberto e Stefano Cinquini, che hanno accumulato i migliori piazzamenti nel biennio 2016-2017, consegnata direttamente dall'ospite d'eccezione Alan Friedman. E poi i primi premi assoluti per Le Maschere Isolate, Terrore Senza Frontiere di Silvano Bianchi, per Le Mascherate in Gruppo, Salerno Via Reggio Calabria, È stato un gioco da ragazzi di Luca Bertozzi, per la seconda categoria Un amore così grande di Jacopo Allegrucci, che sale in prima, dove a trionfare è Alessandro Avanzini con Frontiere. Ma nel corso del pomeriggio c'è stato spazio anche per Rete Versilia con la consegna del premio patrocinato dalla Fondazione alla coreografia più bella, giudicata dal direttore artistico del Teatro del Giglio Aldo Tarabella, andata a Boruca dietro la maschera di Uberto e Luigi Bonetti. Gloria anche per il nostro Massimo Mazzolini, a cui è andato il premio intitolato Enrico Casani, viareggino che ha fatto la storia della canzonetta e del carnevale. Come lo stesso Massimo, del resto, che quest'anno ha festeggiato con Rete Versilia e Noi TV i 41 anni ininterrotti di telecronache della festa. Ed ecco perché siamo la televisione della Versilia e del Carnevale. 41 anni di storia non sono una sciocchezza. La cronaca. I carabinieri di Pietrasanta hanno arrestato in flagranza di reato Fabio Lari, classe 1971, imprenditore con precedenti, poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare 3 dosi di cocaina. Sottoposto a perquisizione aveva addosso un'altra dose di cocaina e 590 euro in contanti provento dell'attività di spaccio. La perquisizione veniva estesa anche all'abitazione dell'Ari, dove veniva ritrovato altro stupefacente e 3.090 euro in contanti, oltre a materiale vario. Sempre per la cronaca, i militari del GICO e del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Brescia, con il supporto dei colleghi di Viareggio, hanno sequestrato stamani beni per oltre 140.000 euro a uno di due albanesi arrestati in febbraio a Pietrasanta e a Sarzana perché stavano smerciando 5 kg e mezzo di cocaina. Si tratta di quote societarie, quelle sequestrate, conti correnti, depositi, titoli, oltre 10.000 euro in contanti, tanti, 7 autoveicoli e anche una motocicletta. Ed ora invece andiamo ad occuparci della bella iniziativa del Consorzio di Promozione Turistica di Rito di Camaiore, che ha portato gli addetti ai lavori nelle zone più belle della nostra Versilia, tutta da scoprire e che i turisti scopriranno senz'altro. Una settantina di partecipanti per l'Educational sul lago di Massasciuccoli organizzato dall'ABC, il Consorzio Turistico di Rito di Camaiore. Albergatori, ristoratori, balneari e commercianti hanno preso parte all'iniziativa messa in piedi dal Consorzio per offrire agli operatori turistici della costa una valida alternativa al mare da offrire ai propri ospiti.
A salutare il tour è stata una soleggiata giornata degna della migliore primavera. Così i partecipanti hanno potuto provare l'emozione di una gita sul Massaciuccoli. A bordo della motonave Burlamacca hanno visitato le sponde del lago, da Massarosa a Villa Ginori, dal teatro a Casa Puccini. Le guide hanno spiegato tutti gli aspetti caratteristici del lago, da quelli naturalistici a quelli storico-culturali. Un'esperienza che gli operatori turistici spenderanno con i loro ospiti, proponendo anche gite fuori porta che possono appassionare ed emozionare il villeggiante. Un conto è dargli un dépliant, altro conto, spiega Maria Bracciotti, è raccontargli cosa offre il tour e quali bellezze si possono scoprire. Tutto questo per essere competitivi in un mercato che cambia ogni giorno e per proporre un'offerta che deve essere integrata nel contesto ambientale, culturale, artistico ed enogastronomico nel quale ci troviamo. In una sola giornata sono stati legati tutti questi elementi: natura, fauna, musica, arte con Villa Ginori e Massaciuccoli Romana ed enogastronomia. Il tutto accompagnato dalle arie del maestro Puccini. Questa è sicuramente una bella attrattiva da proporre ai nostri clienti, ha concluso il presidente Bracciotti, ricordando che in estate la motonave è attiva per l'opera in battello, che permette di raggiungere via lago il teatro dell'opera di Torre del Lago con apericena a bordo e vini locali. Una casa di riposo da realizzare nel cuore di Forte dei Marmi grazie ai proventi lasciati nel testamento. Vediamo. Donare per dare un futuro ancora migliore alla comunità di Forte dei Marmi. Questo lo spirito e la volontà di Rodolfo Barberi, che lasciò le risorse per la realizzazione di una casa di riposo da costruire in via Francesco Carrara a Forte dei Marmi. Noi siamo contenti che questo argomento torni di attualità, perché è una cosa in cui crediamo molto, è una cosa che speriamo che finalmente riesca a realizzarsi. Il Babbo Rodolfo lasciò questo terreno all'amministrazione di Forte dei Marmi perché venisse realizzata questa struttura, e la nostra speranza è che questo desiderio si avveri e che venga rispettata la volontà del Babbo Rodolfo e la memoria di questo ragazzo. Questo è quello che pensiamo noi, e speriamo che una volta per tutte finalmente vengano lasciate da parte tutti quelli che sono gli aspetti politici e di gelosie e quant'altro, e venga fatta questa cosa per il bene di tutta la popolazione di Forte dei Marmi, che ci sembra di capire, tutti ci dicono che c'è il bisogno di questa cosa, e quindi noi saremmo contenti che questa cosa venisse realizzata. Ecco, vuoi ricordarci brevemente la figura di Lirio Barberi, ecco, anche la tragica sua scomparsa? Allora, Lirio era l'ultimo figlio maschio di Rodolfo. Rodolfo aveva avuto 9 figli con la moglie Maria Ida, e lui aveva studiato e era laureato in medicina, dottore, aveva fatto degli studi anche approfonditi facendo dei viaggi all'estero, aveva vinto delle borse di studio e poi partì per la campagna di Russia e purtroppo non è mai tornato. Curato il servizio da Paolo Barberi. Andiamo all'Idrica Maiore perché una bella festa organizzata nel giardino dell'associazione Onlus per te donna di Lido di Camaiore. Il servizio. In occasione dell'8 marzo, giornata internazionale della donna, l'associazione Onlus per te donna, guidata dall'infaticabile Giovanna Rossi, ha organizzato sabato scorso un evento spettacolo svoltosi presso la sede dell'associazione di Lido di Camaiore, al quale sono intervenute molte donne che si sono confrontate con la malattia, medici, l'oncologo del Versilia, dottor Luigi Francesconi, e sostenitori dell'associazione. Da tanto tempo era dentro di me di volere far emergere di questa realtà di donne che hanno sacrificato la loro vita, molte per raggiungere uno scopo che era un diritto più che, e invece si sono dovute sacrificare, finché ho trovato questa signora che ho qui accanto, che è una giornalista famosa, si chiama Maria Grazia Galimberti, e parlandone con lei ho capito che sarebbe stata la persona ad hoc per portare in luce questa realtà. Lei si è resa disponibile, noi donne dell'associazione la accogliamo con grande amore perché vogliamo che questa giornata lasci un segno.
La storia delle donne dell'8 marzo è coinvolgente, una storia di lotta, di coraggio che abbiamo intitolato Il pane e le rose, l'epico sciopero del 1912 in America, che pose una svolta nella storia sindacale. A rallegrare il pomeriggio festante anche l'assessore al sociale di Pietrasanta, Laura Santini, che con Antonio Meccari ha regalato un pomeriggio di divertimento a tutti i presenti. Parliamo delle palme malate, del puntaloe rosso che purtroppo le distrugge. I consiglieri comunali di opposizione alla giunta di Viareggio impegnano il sindaco e l'amministrazione ad attivarsi affinché si predisponga un piano operativo e finanziario per la tutela delle palme attraverso l'uso di tecniche che concilino la salvaguardia della specie e il mantenimento dell'ambiente circostante, destinando una specifica voce del bilancio 2017 di prossima approvazione a tale specifico intervento, oltre che attivarsi per ricercare ogni altra forma di finanziamento e di intervento che renda possibile la salvaguardia delle palme stesse. Andiamo ora invece al Club Nautico di Viareggio, perché è stata illustrata la edizione numero 30 del trofeo di vela, importantissimo per Viareggio. Vediamo. Presso la sede del Club Nautico Versilia, alla presenza dei rappresentanti dei circoli organizzatori, è stata presentata ufficialmente la 43esima edizione della Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio, la tradizionale manifestazione riservata alla vela d'altura organizzata dal Club Nautico Versilia in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Viareggio e il patrocinio della provincia e della Camera di Commercio di Lucca e dell'Assonautica Italiana. Nel fine prossimo settimana, 18 e 19 marzo, le imbarcazioni ORC Standard, ORC Club, Mini Altura e Vele Storiche saranno grandi protagoniste nello specchio acqueo antistante il porto viareggino. 4 le prove in programma. Per questa 43esima edizione, la manifestazione che apre ufficialmente la stagione agonistica del sodalizio presieduto da Roberto Brunetti, ha in programma grandi novità. Prime fra tutte l'importante collaborazione con il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare e con il Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia e Carrara. Dall'unione delle due regate storiche è nato il primo trofeo artiglio. Fra le novità di questa edizione anche la partecipazione a entrambe le manifestazioni delle eleganti vele storiche. Avremo questo trofeo artiglio che compenserà le classifiche, la miglior classifica acquisirà questo trofeo Challenger. Avremo anche, se ci saranno e si presume di sì, gli iscritti per fare una costiera di barche d'epoca. La Marina Militare da sempre ha avuto e ha barche a vela che partecipano alle più svariate attività sia in Italia che all'estero. Appuntamento quindi con la 43esima Coppa Carnevale, Trofeo Città di Viareggio, sabato 18 e domenica 19 al Club Nautico Versilia. Naturalmente Coppa Carnevale di Vela. Un guasto di natura elettromeccanica all'origine dello sversamento di liquami nel canale Bullamacca a Viareggio. I tecnici di Gaia sono intervenuti sul posto appena saputo del disservizio, che nel dettaglio è stato causato da un blocco dell'impianto di sollevamento di fogna sito in via Pinciana. L'anomalia è stata superata attraverso una semplice manovra di riavvio del sistema. Purtroppo, accanto all'interruzione non prevista delle macchine, si è verificato anche un bug al sistema del controllo che non ha consentito l'intervento degli operatori in via preventiva. Ed ora ricordiamo un personaggio che tutta Viareggio ha conosciuto e che purtroppo all'età di 81 anni ci ha lasciati. Per alcuni era il lupo, per molti era Babbo Natale, ma per tutti era Gualbino. Lui ci ha lasciato all'età di 81 anni, il suo vero nome era Gualberto Arcucci, persona conosciutissima persino in Sardegna, dove passava ogni anno quasi 3 mesi del periodo estivo con il suo camper e la moglie Gabriella. Ha lavorato per circa 40 anni presso il Credito Italiano di Viareggio, dove amici e colleghi lo ricordano come una persona eccezionale e disponibile. Amava il mare in tutte le sue forme e il carnevale che portava dentro il cuore. Lascia con grande dolore
la moglie Gabriella e i figli Leonardo, Massimiliano e Veronica, oltre al nipotino Gabriele che lo ricordano come un padre nonno esemplare, burbero ma allo stesso tempo unico. I familiari ringraziano tutti coloro che gli sono stati accanto in questo momento di dolore. Ed ora una breve pausa e tra poco la pagina dello sport. Ed eccoci alla pagina sportiva. Durante il nostro telegiornale abbiamo ampiamente parlato della Coppa Carnevale, 69esima edizione che è stata inaugurata questo pomeriggio. Ora occupiamoci invece della sconfitta che la squadra di hockey di Forte dei Marmi ha subito dal Barcellona. Vediamo il servizio. Un forte, determinato e aggressivo non è riuscito nell'impresa di battere il Barcellona in Eurolega. Spagnoli pratici, mentre la squadra di bresciani non ha finalizzato le varie opportunità. 3-1 il risultato finale a favore degli spagnoli. Ora serve un miracolo il 1° aprile in Spagna, quando c'è la gara di ritorno. Ospiti in vantaggio con Alvarez al 24:15 del primo tempo, fissando il parziale su questo risultato. Nella ripresa al 4:07 c'è il pareggio di Pagnini per il Forte dei Marmi, poi ancora in gol Alvarez al 6:36 e nel 12:51 c'è il gol del 3-1 di Ordonez, che fissa così il punteggio. Di fronte a 1200 spettatori, davvero una bella serata per il Forte dei Marmi, con una coreografia di grande effetto dei supporters rosso-blu. La tribuna è stata coperta con una coreografia composta da oltre 3.000 tricolori. Martedì sera la formazione di bresciani torna in pista a Cremona in campionato per cercare ovviamente di guadagnare la prima posizione, che trova ancora il lodo in testa. E per lo sport è tutto, ancora una breve pausa e poi gli aggiornamenti e gli auguri. Ben trovati alla terza parte del nostro telegiornale. Non ci sono notizie di particolare rilievo da comunicarvi, allora occupiamoci invece degli auguri. Tanto buon compleanno a Giuseppina Giampaoli, da tutti conosciuta come Beppa per i suoi 93 anni. Gli auguri arrivano dalla figlia Giuliana e Gemma, dai nipoti Giovanni e Alessandro e dal genero Ugo. Tanti auguri anche a Fiorella di Querceta per i suoi 15 anni. Gli auguri arrivano dalla mamma Gina, dal papà Giulio e dal fratello Carlo, oltre che da parenti ed amici. Infine, non si parla di auguri di buon compleanno, ma felicitazioni per l'anniversario di matrimonio di Monica e Giorgio di Viareggio da parte di familiari ed amici. Ebbene, è davvero tutto per questa edizione serale del nostro telegiornale. L'appuntamento, come sempre, è per le prossime edizioni. A tutti voi un buon proseguimento di serata. Arrivederci.